le Perentian ci hanno conquistato. Ok, non era così difficile, cioè guarda il mare, la spiaggia, la natura, è il paradiso tropicale da cartolina con l'aggiunta di qualche bel animaletto innocuo, tipo i varani lunghi metri che scappano appena ti avvicini, o le scimmie con gli occhiali che ti guardano mentre sgranocchiano qualche frutto. Stare sull'isola più grande per noi si è rivelata la scelta migliore e i giorni sono volati tra snorkeling e canoa. E poi siamo tornati sulla terraferma, ma siamo finiti in una città talmente folle e assurda che non ci ha lasciato il tempo di rimpiangere le acque cristalline delle Perentian. Soprattutto di notte questo posto si trasforma, mostrando un'altra faccia della Malesia. Vabbè, l'avete capito tutti ormai, questo paese ci ha ridato la carica. Proprio quello che ci serviva prima della prossima avventura, quella con la A maiuscola. È cambiato un po' tutto alle mie spalle rispetto all'ultimo video. Ci eravamo lasciati a mollo alle Perentian nel paradiso. Ma non sono cambiato io. È cambiata la tua voce però. sono passati un po' di giorni dall'ultimo video, un po' di giorni tranquillissimi ragazzi, perché Paolo è andata giù la voce. Quindi è stato proprio un altro viaggio, un silenzio, una tranquillità. Nessuno... Ci sei rimasto male. C'entra. È vero, l'aria condizionata, il ventilatore, caldo freddo, è rimasto senza voce. Una bellezza. Comunque, come vedete, siamo rimasti anche solo noi due, io e te, te e io, io e te, te e io. Sandra e Raimondo. Sandra e Raimondo are back. E Serena e Richard sono tornati a Londra, la loro vacanza è finita, il viaggio è finito, quindi abbiamo fatto queste due settimane insieme. Li salutiamo, bellissime settimane, ce la siamo proprio goduta, ma non abbiamo ancora detto dove siamo adesso. Giusto, giusto, aspetta però, aspetta. Cosa vuoi fare? Lo diciamo fra ora. Malacca! Siamo a Malacca! Ma che cos'è però? Siamo a Malacca, nel sud della Malesia. Siamo tornati sull'altra costa, la costa ovest. Dalle Perentian ci siamo fatti un viaggio infinito, perché abbiamo preso prima la barca, quindi la stessa che abbiamo preso per arrivare lì. Poi un autobus notturno, che è stata una pena totale, perché l'autista andava a 2000 all'ora. E poi siamo arrivati qui e adesso siamo appunto in questa cittadina e siamo sul fiume. Già un bel inizio, perché ci sono tutte queste belle casette colorate. Dito alzato, vuoi dire? Facciamo che parli un pochino di più tu oggi. Che mal di gola? No, mal di gola no, però... Gnec, gnec. Comunque ragazzi, proprio ieri, di fronte a queste casette, oltre il fiumiciattolo e oltre questi cartelloni pubblicitari, abbiamo visto le lontre che giocavano proprio qua dietro. Qualcuno sentendo Malacca avrà detto: no, questo nome l'ho già sentito, perché in realtà è un nome molto familiare, perché qui hanno ambientato tantissime storie sui pirati. Oggi forse, speriamo, i pirati non ci sono più, ma comunque è rimasto un nome molto famoso, anche perché non è solo il nome della città, ma anche di tutto lo stretto, cioè di questo tratto di mare molto importante, perché permetteva i commerci tra il sud-est asiatico, l'India e poi l'Europa. Stiamo facendo adesso una bella passeggiata sul fiume Malacca, che ci porta verso il centro della cittadina, che è da quella parte. Un tempo questo canale era fondamentale per questioni commerciali, quindi qua tutte le navi portavano le merci avanti e indietro. Adesso in realtà è proprio un centro turistico, infatti ci sono un sacco di hotel e ristoranti, e il signore ci saluta per farsi andare al ristorante. Guarda qua cosa passeggia. Eh sì, ed è pure piccolino questo, eh? Questo sì. Guarda, si butta, eccolo. Oh. Tra le cose che si possono fare a Malacca c'è sicuramente la crociera sul fiume, che ti permette di farti un bel giro e guardare la città dall'acqua. Da Malacca sono passate tantissime popolazioni, infatti ci sono anche tante chiese, oltre ovviamente a templi, moschee, eccetera eccetera. Questa qua è, insomma, non è uscita proprio tanto bene, infatti è tipo un po' caduto da questo lato, infatti è tutta chiusa, ci stanno lavorando, è un po' Torre di Pisa.
Questo è l'ingresso ufficiale alla città rossa di Malacca, che poi è il centro storico. Malacca, tra l'altro, fa parte del patrimonio dell'UNESCO dal 2008. E c'è questo murales che secondo me è il più bello che abbiamo mai visto qui in Malesia. Ne abbiamo visti un bel po', ma questo è spettacolare perché rappresenta le tre principali etnie che vivono proprio in questa città. Abbiamo i cinesi malesi, che si chiamano Nyonya, e questo è il nome che gli è stato dato, i malesi veri e propri, che vengono principalmente da Sumatra, e poi gli indiani. Ok ragazzi, farò una cosa un po' forte, un po' perché siamo all'inizio del video e un po' perché ho la voce un po' bassa, quindi la farò lo stesso. È arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. Oddio. È arrivato. Orribile sta versione. È arrivato il momento, Angela, quante cose ci racconterà. Questa è la sigla peggiore che tu abbia mai cantato. È possibile, è possibile. È una delle peggiori. Comunque ragazzi, allora, Malacca è stata il porto principale, anzi uno dei più grandi del mondo, nel XV secolo, quando la città era sotto il controllo dei portoghesi. Questa città sono passate diverse popolazioni, a parte quelle che vivono qui tutte insieme, quindi che abbiamo già detto prima. La città è stata prima sotto il controllo portoghese, poi sotto quello olandese, e gli olandesi sono proprio coloro che hanno costruito questa, che è chiamata appunto la Piazza Olandese o la Piazza Rossa. Ma c'è una particolarità, perché quando l'hanno costruita loro, questa piazza non aveva questo colore, era una piazza normalissima, bianca, quindi questi edifici loro li hanno costruiti così. Quando però gli olandesi hanno lasciato il posto agli inglesi, gli inglesi hanno deciso di non distruggere questa zona, ma di cambiarle colore, in modo da distinguerla dagli altri edifici che avrebbero costruito loro. E in più hanno aggiunto la fontana, questa qui, dedicata alla regina Vittoria, e la torre dell'orologio là in fondo. Queste sono opere inglesi, tutto il resto invece era già qui prima. No, thank you. Completamente malese invece ci sono queste cose bellissime. I trisho. No, thank you. Li chiamerei anche trash o, perché sono veramente trash. Hello Kitty, Frozen, c'è da qualunque, ragazzi. Sono incredibilmente colorati, sono molto agghindati. Sono molto particolari, è una roba assurda. È praticamente una bicicletta con tutto invece un portantino attaccato e un'altra ruota lì dietro, con musica a palla. Comunque non si direbbe, ma questi un tempo erano anche un mezzo di trasporto, cioè le persone lo usavano proprio per spostarsi e magari avevano meno pupazzotti attaccati. Invece adesso è proprio una cosa un po' più turistica. Baby shark, baby shark. La piazzetta è bella, ci sono un sacco di persone da tutte le parti del mondo, c'è chi suona, artisti di strada e tutto quanto, tutto bene, però ci sono sti robi, guarda, ragazzi. Sono geniali. Ma che roba è? I ventilatori, hanno messo i ventilatori in piazza. Ma cosa c'entra? Fanno un sacco di aria, però devi ammettere, qua c'è una bella corrente qua in mezzo con l'acqua della fontana. E però quando vuoi fare la foto ti spunta sotto l'elicottero. Non lo so, cioè. Non sono fotogenici. Bene, ma non benissimo, secondo me. Siamo di fronte a quello che rimane del forte di Malacca ed è interessante vedere un po' quello che è successo qui nella storia, perché un po' ti dà l'esempio, ti fa capire un po' quella che è la natura umana. Quella stupidità. Ecco, arrivo io, spacco tutto e mi metto qua, e poi eccetera eccetera, cose che poi si ripetono sempre nella storia da sempre. Quindi per esempio qua abbiamo appunto tutto l'esempio. Allora c'è un bel riassunto in quattro fotografie di quello che è successo, perché prima del 1500 qua c'era il sultanato della Malesia e quindi avevano costruito il loro forte. 1512 arrivano i portoghesi, tutto, non gli piaceva quello di prima e quindi hanno fatto loro la fortalezza di Malacca. Todo destrudo. Poi cosa succede? Arrivano gli olandesi, voglio dire, di sentirti. Gli olandesi non lo so, di più degli zoccoli, non so cosa dire degli olandesi. Allora comunque non piaceva il forte dei portoghesi, quindi si sono costruiti il loro. Alla fine sono arrivati gli inglesi e hanno distrutto tutto. Spacco ciuccio. Spacco ciuccio. Diciamo che questa città ha subito tantissimo l'influenza appunto di queste politiche coloniali, che l'hanno portata ad essere un grandissimo porto conosciuto in tutto il mondo, a una decadenza totale, quando gli inglesi, arrivando qui, hanno deciso di non investire nulla in questa città, ma di spostare il loro interesse su Singapore, che hanno ritenuto più strategica per i commerci. Quindi in quel momento Malacca ha iniziato il suo declino. Poi c'è stato comunque lo spostamento della capitale a Kuala Lumpur, quindi tutti sono emigrati verso Kuala Lumpur, e oggi Malacca vive un po' una seconda vita, no? Che è quella legata più appunto al turismo.
ti sei bruciacchiata. Sì, perché ho sempre le maniche corte. Oggi ho messo questa manica e mi sono un po' bruciacchiata. Infatti sono venuta qua sotto. Ah, oh, c'è una rietta. C'è una rietta freschissima, una bella ombretta qua sotto. Si sta bene. Questa è la porta di Santiago, che è tutto ciò che resta della fortezza affamosa costruita dai portoghesi, o meglio dal Alfonso di Albuquerque nel 1500. Poi gli inglesi l'hanno spazzata via, come dicevamo prima, però hanno salvato soltanto questa porta, quindi è quello che resta, e questa è una delle uniche porte di questo stile, quindi costruita dai portoghesi, in questa zona di mondo, in Asia. Questa zona di Malacca è bella fresca, anche perché ci sono questi begli alberoni e poi è chiusa al traffico, quindi è più tranquilla, ci sono soltanto i tricicli che vanno avanti e indietro. Qua ci sono degli scavi archeologici, una collina da dietro e poi tutta la passeggiata da questo lato. Lì svetta la bandiera malese, che tra l'altro è particolare, quindi abbiamo un attimo la possibilità di approfondire questo tema. Questa è la vecchia bandiera attiva fino al 1963 e questa invece è quella attuale, che ricorda ovviamente un po' quella degli Stati Uniti, strisce rosse e bianche. E poi questo, però, Angela, io ho letto e non mi ricordo più con precisione i dettagli. Allora, praticamente, rispetto a quella vecchia sono aumentate le strisce. Adesso sono 14 strisce, perché 13 sono gli stati federali e l'ultima striscia invece rappresenta l'unione di tutti, per dire che tutti gli stati sono sullo stesso livello. Quindi in Malesia ci sono gli stati e non le regioni, esatto. Divise in stati. Esatto. Poi il blu rappresenta invece l'unione tra le popolazioni che vivono in Malesia, perché l'abbiamo detto più volte, la Malesia è una nazione multietnica, vivono qui più popolazioni, e il blu rappresenta proprio questo. La mezzaluna è il simbolo dell'Islam, che è la religione di Stato, e questa specie di stella ha ancora 14 punte, proprio come quelle delle strisce, quindi rappresenta sempre il numero di stati federali. Il giallo è il colore della monarchia, perché la Malesia è una monarchia costituzionale. Ah, quindi credo di aver capito chi c'è effettivamente sulle banconote. Esatto. Ci sarà il re. Esatto, ma ogni tanto compare. Ogni tanto compare. La foto anche, vedi il re e la regina. Guarda là che piatto mi spara fuori Angela. Vi ho fatto anche una foto perché è bellissimo da vedere. È il nasi lemak, che è il piatto tradizionale della Malesia, che è composto principalmente da riso, che ha questo colore perché è cotto nel cocco, e delle foglie di pandan che gli danno questo colore. Ah, tipo viola blu. Blu, sì, anche verdognolo ogni tanto. E poi è diverso a seconda del ristorante in cui tu lo mangi, cioè ti portano una serie di contorni. Noi siamo al ristorante vegetariano e quindi non c'è pesce, ma ci sono le uova, in questo caso le uova sode. Poi c'è questo che è il sambal, che è questa salsina fatta con peperoncini piccanti, aglio, pomodoro. Anche questa cambia la piccantezza a seconda del ristorante. Comunque questo è bellissimo. C'è anche questo frittino, che il fritto, si sa, è buono sempre. Esatto. Io invece sono andato al buffet, ho preso un po' di verdure varie e anche questo tipo finto pesce, melanzane fritte e eccetera eccetera. Anche oggi un paio di urini per mangiare, very good. Però, perché? Piccantissimo. Ah, sì, un po'. Il mio sambal lì, la salsetta rossa, era da lacrime, buonissima, ma da lacrime. Allora, in Malesia, tra indiano, malese, cinese, insomma, alla fine picca da tutti i lati, o spezia o piccante. Esatto, non scappi. C'è un argomento che abbiamo affrontato poco in questi ultimi giorni, perché eravamo un po' presi, un po' in giro per tutta la Malesia. Allora, un po' quello dei costi, per dare un po' un'idea di quanto si spende se si viaggia un po' come noi, quindi zaino in spalla, cercando le opzioni più locali, andando sui night bus, usando i mezzi pubblici. Quindi allora, noi stiamo spendendo bene o male sempre la stessa cifra. Per dormire dai 10 ai 12 euro è leggermente più costoso rispetto al Vietnam da questo punto di vista, perché c'è una tassa per i turisti qua in Malesia che è di 2 euro a camera a notte. Quindi questa cosa va un po' a incidere sul prezzo delle camere. Per mangiare spendiamo sempre dai 2, massimo 3 euro, proprio quando esageriamo, quando tipo le tavolate che ci siamo fatti, Abbiamo delle tavolate. Mangiato come non so che cosa, queste 2 settimane credo che siamo ingrassati di tutto. Stiamo mangiando sempre. 2-3 euro a testa per mangiare, very good. E poi i trasporti, quindi gli autobus notturni sono più economici.
economici ovviamente perché fai lunghe distanze e spendi circa 2 euro per ora di viaggio, più o meno, questa è la cifra. Sono un pochino più costosi rispetto a altre parti dell'Asia, non possiamo fare tanto il confronto con il Vietnam perché avendone il motorino non sapevamo bene quali erano i prezzi lì. Sì. Però sì, sono più o meno in linea con quelli del Laos che avevamo utilizzato quando appunto ci trovavamo in Laos, quindi questo più o meno è la cifra. Diciamo che anche la Malesia è in linea un po' con gli altri paesi, forse leggermente più cara, ma stiamo pagando proprio di pochi euro. Ci siamo rifugiati immediatamente dentro un fruttivendolo dove c'è l'aria condizionata. A quest'ora è una roba da record. Facciamo, ne approfittiamo per, visto che stiamo parlando di costi, vediamo un po' quanto costa la verdura e la frutta. Qua abbiamo ad esempio le arance. Un'arancia costa 50 centesimi, oppure 4 arance 2 euro. Quindi ecco, non è super, super economica. Però se andiamo sulla frutta diciamo tropicale, quella più locale, tipo il mango costa 7 ringgit al chilo, che sono adesso quant'è? 1,40 euro. Sì. È uguale anche questo, il dragon fruit, quindi adesso ci prendiamo questi due bei frutti, infatti ce li mangiamo belli rinfrescanti. Le mele ragazzi invece costano 25 centesimi l'una, anche qui il prezzo non è proprio bassissimo, però ragazzi, dopo il Giappone una mela costava 3 euro, direi che qua è il paradiso. Siamo alla porta d'ingresso di Chinatown, si chiama Junker Walk, ma la cosa strana non è assolutamente questa, e neanche i pesci lì dietro che fluttuano. La cosa strana è questa codazza lunghissima che parte, gira tutta attorno e poi finisce con le fauci del dragone qua sopra. L'anno del dragone è un anno troppo importante per non mettersi a fare delle opere assurde e incredibili. Quindi adesso noi seguiamo la coda del dragone e entriamo in quella strada. Dai, ti sta bene Angela? Ti piace? Sì. Margherita? Margherita. Allora diciamo che per rimediare al fatto che ho perso il precedente, che è durato tipo 2 settimane, me lo sono dimenticato su un autobus, era il cappellino di Paolo, l'ho perso, quindi lui adesso è in crisi. No, Angela, non ci stavo pensando. Vabbè, per ora adesso ne abbiamo un altro col fiorellino, puoi usarlo anche tu se ti va, guarda che carino. Troppi ricordi. Esagerato. Siamo proprio nel cuore di quella che è la Chinatown, dove si esprime benissimo la cultura nyonya, cioè quella che è un mix tra quella cinese e quella malese, e si esprime particolarmente nell'architettura di queste case tradizionali e anche nei templi che sono presenti proprio in queste vie. C'è la statua di quello che è stato Mister Asia, ma anche Mister Universo, e viveva qui a Malacca. Sono io però, No, però c'è un bilanciere da provare a sollevare. Ora non so il peso, vediamo. Che esagerato, guarda questa statua dietro intanto. In realtà non si manca. Col gesso, gesso. Esatto. Vabbè. Vai! È così pesante? Puoi metterlo giù, vai, mettilo giù. Questa via assurda ragazzi, sentite la moschea in sottofondo, il canto del muezzin, eccolo lì il minareto verde, e però siamo di fronte a un tempio cinese e a pochi passi qua c'è anche un tempio indù.
Questa strada si chiama Jalan Tukong, che significa la strada dei templi, ma in realtà è conosciuta come la strada dell'armonia, proprio perché uno accanto all'altro ci sono questi tre edifici che rappresentano le tre religioni diverse che convivono in questa Malesia. Non solo, perché oltre, appena attraversato l'incrocio, c'è anche una chiesa, quindi la quarta religione, tutte insieme una accanto all'altra. Questo è il tempio buddista cinese, che è uno dei più antichi di tutta la Malesia. Senza nessun dubbio ci vorrebbero più strade così in giro per il mondo. Adesso faccio un bel giro a 360 gradi perché il posticino merita veramente, tranquillo, carino, pieno di storia, pieno di spunti, pieno di angoli anche da fotografare, perché è tutto molto bello. È fotogenica, sì, questa città. E ora è arrivato anche il momento di affrontare un po' quello che sarà il proseguo del viaggio, perché dopo questo giro super mega intenso, insomma, innanzitutto dobbiamo un attimo riorganizzare le idee, rifermarci un attimo e decidere cosa fare anche dopo. Allora, sicuramente staremo ancora un po' di settimane in Malesia per due motivi. Il primo è perché vogliamo fermarci qui un attimo perché ci piace un sacco. Very good. Vogliamo goderci tutta questa diversità, perché è il posto dove tu ti fermi ma comunque viaggi, perché ti basta uscire, vai un po' in India, un po' in Cina, un po' in Malesia, fai un bel giro sempre. Il secondo motivo è che abbiamo bisogno di organizzare le prossime tappe. Very good. Perché per il momento non abbiamo organizzato niente, cioè siamo fermi alla Malesia, quindi vogliamo decidere dove andare dopo. Abbiamo bisogno di organizzarci anche per quello che sono i voli, i visti, tutto quanto, quindi c'è quel momento lì con la procedura. Allora ragazzi, io ve lo dico, abbiamo un'idea bella, ma un po' difficile da organizzare. Ma poi ve ne parliamo, perché è un po' complicato, ma soprattutto per la questione più che altro visti e voli, per mettere insieme tutto quanto, incastrare tutto perfettamente. Sì, perché poi ci si trova un po' incastrati, perché chiaramente magari, non so, trovi il volo giusto e poi devi uscire però dal paese entro un tot, perché sono i visti, le robe sono un po' stringenti. E quindi poi devi trovare anche l'altro, insomma, è tutto organizzato. Siamo in quella fase lì in cui siamo belli carichi, comunque, perché c'è sempre quella cosa di scoprire, andare a vedere tutte le cose, già inizia a informarti dove potremmo andare. Andare a vedere! Vieni! Ma c'è il ventilatore del negozio! Alla faccia del dragone illuminato, stasera siamo tornati a Chinatown a vedere un po' com'è il mercato notturno stasera, e siamo anche fortunati perché il mercato notturno lo fanno soltanto il venerdì, il sabato e la domenica, quindi riusciamo a vederlo, non è una cosa di tutti i giorni. Scusa, però puoi girarci? No, vabbè. Guarda Pikachu che sta partendo. I tuk tuk si sono trasformati. Sono tutti accesi, no, oddio! Luci colorate davvero. Ci sta attaccando, ce l'ha con noi, lasciamo passare. Uno dei ragazzi che guidavano Grab, cioè una delle macchine che abbiamo preso in questi giorni anche con mia sorella, ci ha detto questa cosa: Melaka è una città diversa di giorno e di notte. E si vede, sono facce completamente diverse. Infatti siamo esattamente nello stesso posto dove eravamo oggi, ma è cambiato tutto, cioè sembra un'altra cosa. Allora sto dragone qua in mezzo. Fa il suo effetto, il dragonazzo. Ancora di più di notte. Ragazzi, non so come valutare questa scena. Il signore sta suonando il mitra come fosse una chitarra sulle note di Despacito. Ok, very good, very good. Bisogna fare un plauso al signore, effettivamente mi piace, perché ha riparafrasato la frase: mettete i fiori nei vostri cannoni, e lui dice: suonate i vostri mitra come fossero delle chitarre. Mi piace. Poetico, mamma mia. Ok, prima di buttarci nella mischia siamo venuti a vedere che cosa succede nella parte un pochino più tranquilla, proprio vicino alla chiesa rossa dove c'è la scritta I love Melaka. Ci sono sempre loro, sono dappertutto. Questo. No, ma veramente, ma poi... Sì. Continua a guardarli. Siamo pronti, Angela? Luminosi. Siamo pronti per la mischia? Siamo pronti, andiamo. Vai.
siamo entrati ufficialmente nel mercato notturno, ragazzi, che silenzio c'è, o siamo noi che siamo un po' storditi dai tuk tuk, però c'è un botto di gente lo stesso. Con una veloce traduzione dal cinese abbiamo capito che questo signore sta leggendo la fortuna a questa ragazza. Adesso non so se questo signore era così da giovane, ma sì, in realtà sì, sembra proprio lui. Fa tutta questa verifica per 30 ringgit e spiega alla signorina se sarà fortunato o meno in futuro. Ragazzi, non so se si vede il sudore che ti pervade qui, pervade sia noi che la GoPro, non riusciamo a ottenere delle immagini pulite perché c'è un unto nell'aria che è una cosa incredibile. E comunque, ragazzi, quello che domina in realtà è soltanto una cosa, un odore, l'odore del durian. Quello, sì, cioè, quello giorno, notte, però non scappi proprio. Ed eccolo, a metri di distanza noi ti avevamo sentito, caro mio. Il signore invece legge le mani. Non sembra. Non sembra carino, vero? Sembra. Ma guardato prima, ma ha spaventato, mi sono raggelata. Eh sì, ti penetra nell'anima. Siamo entrati in un tempio e c'era questo signore che cantava. Stanno celebrando qualcosa. Oh, oh. Siamo nel regno della spadellata, ragazzi, mamma mia. C'è tanto di quel piccante, no, gente, nell'aria che lo... piccante nell'aria. Guarda là che roba. Ottima idea il signore che fa direttamente il succo dentro l'anguria. Very good. Siamo venuti sotto le fauci a sentire la bava del dragone che cade direttamente su Angela. Guarda che la bava in Cina porta bene. Va bene. I nidi di rondine. Quanto riguarda le rondini, poi se fu figurati se sono quella del drago, cioè voglio dire. Fonte di giovinezza. Quella del drago diventa immortale sicuramente. E poi c'è anche questo pesce. Esatto, una fontana pesciolino qua. Anche della bava di pesce. Un casino, ma è incredibile, ma che posto è? Un posto veramente assurdo. Forse stiamo raggiungendo proprio il picco dell'assurdità in questo paese. Bene ragazzi, detto questo, con i clacson anche in sottofondo. Aspetta che è un po' unto anche. È un po' unto, sempre più. Facciamo un finale unto. Facciamo un finale unto, dai. Un po' al self indiano, diciamo. Esatto. Guarda che bello. Già che ci siamo. Guarda le luci. Aggiungiamola fino in fondo e via. Va bene ragazzi, detto questo, finale unto. Finisce qui con sta schifezza. Noi vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che quello non unge, ma è molto importante per noi. E noi ragazzi salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon. Ciao ragazzi! E ci vediamo alla prossima! Abbraccione!